Buone notizie per gli amanti delle favole. Dopo i tentativi dark dello scorso anno, Cappuccetto Rossosangue e La Bella e la Bestia, versione adatte più a un pubblico di adolescenti in piena sindrome da Twilight che ai cultori del genere fiabesco, il 2012 è già stato ribattezzato l'anno dei fair movies. Si comincia con Biancaneve. Per lei ben due riduzioni cinematografiche e una serie TV in cantiere. In Mirror Mirror vedremo Julia Roberts nell'inedita veste della strega cattiva, mentre in Biancaneve il cacciatore, la principessa Kristen Stewart metterà da parte ogni pudore e timidezza e combatterà il male armata di spada. Intanto la serie TV Fox, Once Upon a Time, è appena partita e sta registrando ascolti da brividi. Del resto non capita tutti i giorni di vedere Biancaneve incinta. Se l'eroina dalle gote rosse non dovesse soddisfare appieno la vostra curiosità, non temete, sono già in lavorazione ben due versioni della Bella e la Bestia, una americana e una francese, Hansel e Gretel e La Bella Addormentata nel Bosco. Intanto i super registi gothic fantasy, Guillermo del Toro e Tim Burton, si sfideranno per realizzare il miglior adattamento di Pinocchio. Di sicuro non dovranno faticare molto per far meglio di Benigni.